Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un argomento di cui non mi avete mai sentito parlare nel mio canale, ma che comunque mi sta molto a cuore. È da circa un anno che ci lavoro, nel senso che un anno fa, dopo delle considerazioni, ho cercato di migliorare questo aspetto della mia vita perché veramente mi rendevo conto che la cosa davvero sfuggita di mano e in seguito a questo in realtà mi sono anche resa conto che probabilmente non me ne sono accorta solo io, ma anche un sacco di altre persone. E infatti nel video di oggi vi voglio suggerire un sacco di metodi per eliminare la plastica dalla vostra vita. Mi rendo conto che tanti di questi metodi saranno praticamente ovvi, però è anche vero che anche io, fino a un anno fa, in realtà, sia un po' per pigrizia, un po' per mancanza di tempo, sapevo che si poteva fare, però mai lo facevo e quindi vi suggerisco, tutto quello che ho fatto io fino ad adesso per cercare di migliorare questo aspetto. Quindi ora vi faccio una carrellata velocissima, davvero, con 30 modi, con tantissimi modi, dovrebbero essere circa una trentina, per eliminare la plastica dalla vostra vita e sono i metodi che ho utilizzato io o che comunque ho intenzione di modificare. 1. Non bevo più l'acqua dalla bottiglia. In realtà non l'ho mai bevuta perché io ho la fortuna, la grandissima fortuna di avere la fonte a casa. Mi rendo conto che il 99% delle persone non hanno questa fortuna, però ci sono altri metodi per utilizzare l'acqua del lavandino che possono essere quei sistemi di filtraggio che vendono appunto. Che aiutano a filtrare maggiormente l'acqua che esce dal rubinetto, perché comunque quella dell'acquedotto dovrebbe già essere pulita e filtrata, ma sapete che se volete avete la possibilità, insomma, di filtrarla ulteriormente. E utilizzando l'acqua del rubinetto, utilizzo o le caraffe di vetro oppure quelle bottiglie di plastica dura che non sono usa e getta, ma che sono appunto riutilizzabili. Quindi non ho la necessità di ricomprare l'acqua con una bottiglia nuova, ma utilizzo sempre la stessa bottiglia. 2. Utilizzo le borse della spesa riutilizzabili, quindi quelle di stoffa. Quindi ogni volta che vado a fare la spesa non cambio borsa, ma utilizzo sempre la stessa. 3. Utilizzo sacchetti di stoffa anche per custodire, diciamo, gli alimenti. Quindi ho eliminato i sacchetti di plastica e utilizzo i sacchetti di stoffa. Per quanto riguarda invece la sezione freezer, a parte che i sacchetti di stoffa vanno bene anche se utilizzati nel freezer, ma siccome sono un po' più scomodi perché non si vede all'interno, utilizzo i sacchetti, utilizzo le vaschette di plastica, che è vero, anche in questo caso sono di plastica, però comunque sono riutilizzabili, quindi invece che utilizzare i sacchetti del freezer di plastica che ogni volta che utilizzo poi vado a buttare via, utilizzando le confezioni di plastica, quelle con il coperchio, vado a riutilizzarle tutte le volte che mi serve. Per quanto vi sia possibile, cercate di acquistare il caffè o il tè sfuso. Purtroppo qui da me ancora la possibilità non c'è. 5. Anche per quanto riguarda le spezie, cerco di acquistarle sfuse, è molto difficile ancora, però in realtà quelle è già più facile trovarle, soprattutto nelle fiere e nei mercatini che ci sono ogni tanto, insomma, nella mia zona. E anche in quel caso utilizzano i sacchetti di carta, perché a quelli al supermercato o hanno il vasetto di vetro con il tappo in plastica o in alluminio, oppure sono direttamente dentro il sacchettino di plastica. 6. Acquistate i prodotti freschi, non quelli all'interno della busta di plastica. È un po' un controsenso il fatto, per esempio, che i prodotti biologici debbano essere diversificati da tutti gli altri prodotti inserendoli all'interno di confezioni di plastica.
Quindi se dovete comprare frutta, verdura, pane, cercate di comprarli freschi, quindi al panificio oppure nell'orto vicino a casa vostra. E le uova anche, sicuramente verso la campagna troverete qualcuno che ha la possibilità, insomma, di condividere con voi qualcosa. Di sicuro, oltre ad essere fresca e buona, non ha neanche l'utilizzo, non verrà utilizzata neanche la plastica. Per quanto poco tempo io possa avere, di sicuro 5 minuti per preparare il pane e i vari impasti lo trovo, soprattutto dopo Natale, che come avete visto mio marito mi ha regalato l'impastatrice, e quindi davvero il tempo che utilizzo è minimo, perché mi basta versare tutti gli ingredienti dentro, l'impastatrice impasta, io spengo, poi lascio lievitare e poi la sera quando torno a casa basta mettere in forno, quindi non ci si impiega molto tempo e in realtà è più il convincersi del fatto che non ci vuole tempo che farlo. E poi, oltre a sapere che ingredienti ci mettete all'interno e avere tutti gli ingredienti freschi e buoni e sani, in più il pane caldo, cioè chi non ama il pane appena sfornato? 8. Evito il più possibile il cibo d'asporto. Purtroppo il cibo d'asporto non c'è un altro metodo per portarselo a casa che non utilizzando involucri di plastica, le vaschette di plastica, di alluminio, il cellophane, le borse, tutto quanto. L'unica cosa che non ha l'involucro di plastica è la pizza, quindi quella sì, la continuo a ordinare, ma tutto il resto del cibo da asporto cerco di ridurlo al minimo, e tra l'altro già sappiamo che è un po' meno salutare, ecco. 9. Mi rifiuto di utilizzare gli strumenti di plastica, quindi ho eliminato i mestoli, per esempio i cucchiai di plastica, utilizzo quelli di legno oppure quelli in acciaio, controllo che siano completamente in acciaio e senza la manopolina di plastica, oppure le presine ultimamente vanno di moda quelle in silicone, che per l'amor di Dio sono utilissime, comodissime, si lavano in 30 secondi, non si bruciano, insomma sono penso il top del top, però ho scelto di utilizzare quelle di stoffa, insomma. 10. Ho eliminato le cannucce della mia vita, cioè veramente sono la peggio cosa. È vero che inizialmente avevo incominciato a lavarle, quindi le usavo e invece che buttarle via le lavavo, però sono davvero tante. E poi diciamocelo, che cosa cavolo servono le cannucce? Ci si beve benissimo anche senza. Un'altra cosa che ho eliminato, ma questo ormai da tantissimo in realtà, sono le bevande. Tutte le bevande sono contenute nelle bottiglie di plastica, quindi Coca-Cola, succhi, aranciate varie. Sono tutte contenute dentro le bottiglie di plastica, e oltre a contenere un sacco di zuccheri che non fanno bene alla salute, oltre a contenere un sacco di schifezze eccetera eccetera, sono anche contenute in una bottiglietta di plastica, quindi non ho nessun motivo per berle ancora, e quella è stata esattamente la prima cosa che ho eliminato, ma in realtà anche inconsapevolmente. Ultimamente sto cercando di acquistare il latte per quanto mi è possibile sulle bottiglie di vetro, oppure sui cartoni del latte. Quelle sulle bottiglie di plastica cerco di evitarle. 13. Sto cercando di imparare a crearmi i condimenti da sola. I miei figli, io non li mangio tanto, tranne in alcune occasioni, però i miei figli per esempio sono amati del ketchup e mio marito della maionese, e quindi sto cercando di imparare, o sto cercando anche delle ricette da poter fare da sole in casa, per poterli poi versare in un contenitore di vetro invece che in un tubettino di plastica. 14. I contenitori dei prodotti di bellezza. Allora, ci sono tutti i prodotti di bellezza praticamente all'interno dei contenitori di plastica. Adesso, il metodo che utilizzo io ovviamente è farmeli da sola, e già l'avete visto, anche se come contenitore utilizzo i contenitori di plastica, però sapete che li riciclo, quindi uso sempre lo stesso. Però quando avrò finito, rovinato insomma quei contenitori lì, ho già deciso che incomincerò ad utilizzare quelli di vetro,
Ho visto che c'è un brand che proprio un paio di giorni fa ha lanciato la sua linea di prodotti in nuove confezioni, utilizzando appunto le confezioni di vetro, e io ne sono felicissima. E di questo c'è shampoo, balsamo, sapone, insomma c'è un sacco di roba nelle bottigliette di vetro, e wow, sono rimasta felicissima e spero che presto incomincino a farlo anche tutti gli altri. Ad ogni modo, per quello che riesco a fare io a casa me lo faccio da sola. Per tutto il resto scelgo per esempio le saponette invece che i saponi con la pompetta, gli shampoo solidi, che per quanto tante persone non li amano, io li amo perché durano tantissimo e funzionano molto bene. Oppure il dentifricio dentro il tubetto di plastica lo sostituisco con il dentifricio che faccio io. Sto cercando di rifare, diciamo così, il mio set di prodotti di bellezza tenendo conto al contenitore. 15 anche per lo spazzolino da denti, sono praticamente fatti tutti di plastica, dalle setole al manico, però in vendita ci sono anche gli spazzolini di bambù con le setole in fibra, che hanno la stessa durata, ma semplicemente sono più naturali. Anche le spazzole per i capelli, i pettini, sono completamente realizzate in plastica, ma in vendita ci sono anche in questo caso le spazzole in bambù con le setole in fibra, che oltre ad essere più naturali, secondo me sono anche più delicate. Stessa cosa vale anche per il pettine, anche quello l'ho visto in bambù. Le gomme da masticare, che non è da considerare esattamente come plastica, però per me è quasi la stessa cosa. In realtà non sono una che mangia gomme tutti i giorni, mi capita ogni tanto, quindi forse è la cosa che utilizzo di meno. Comunque sapete che fanno una fatica tremenda a deteriorarsi e quindi insomma sto cercando di evitarli il più possibile. E oltre a far male alla salute, fa male anche ai denti, insomma, per la felicità dei dentisti. Numero 18, questa è una di quelle cose che in realtà mi sono resa conto soltanto da poco, ed è assurdo perché è una cosa talmente ovvia, ed è quello dell'utilizzo delle stoviglie di plastica. Allora, voi sapete che io ho il camper e quindi per comodità ho sempre utilizzato le stoviglie di plastica, perché quando sono in vacanza non ho voglia di mettermi a lavare i piatti. E quindi per comodità appunto ho sempre utilizzato le stoviglie di plastica. Adesso in realtà finirò quelle che ho una scorta immensa purtroppo, ma finirò quelle che ho e poi ho già acquistato due set di piatti, stoviglie, bicchieri, insomma, che sì sono di plastica, che però sono riutilizzabili, perché in camper non è assolutamente possibile né immaginabile portarsi i piatti di ceramica. Perché comunque, e di questo me ne sono resa conto proprio l'ultima volta a Pasqua, quando siamo andati via con il camper, che comunque i piatti li devo lavare lo stesso, perché le pentole non sono di plastica. E devo lavarle se voglio cucinare anche per il pranzo, per il pasto successivo, e di conseguenza cosa mi costa lavare anche quattro piatti in più? E quindi insomma, sia per il camper che per tutte le feste successive, io pian piano, una volta che ho finito le scorte, eliminerò completamente le stoviglie di plastica, anche perché comunque mi sembra che entro il 2020, se non sbaglio, non saranno neanche più in commercio perché sono vietate. 19. Lo yogurt. Sono davvero pochi gli yogurt venduti nei vasetti di vetro. Qui da me credo che ci sia una o forse due marche, non di più, e che tra l'altro non sono neanche vendute in tutti i supermercati. Lo yogurt ho imparato a farlo in casa da sola, viene benissimo ed è buonissimo. Non serve la macchinetta dello yogurt, non servono strumenti specifici, perché il metodo che utilizzo io non ha bisogno di nulla, semplicemente di uno yogurt con la quale partire, se già non avete lo yogurt fatto in casa, e 5 minuti di tempo. 20. Il compost. Ho eliminato tutte
i flaconcini di fertilizzante, i sacchetti del compost, perché comunque con tutti gli avanzi di cibo che abbiamo noi ogni giorno e che avete di sicuro anche voi, si riesce a creare il compost da soli. Quindi noi abbiamo in fondo al giardino una zona proprio in cui buttiamo tutto quanto, che mensilmente viene rigirata e che poi va utilizzata appunto su piante e fiori. Però sapete che vendono anche quella specie di bidoncino, che è di plastica anche quello, da caso, che però vi dura tutta la vita, quindi insomma voi buttate tutto dentro lì e poi sì, il compost si crea da solo. 21. Esattamente come per i prodotti di bellezza, anche i prodotti per la pulizia della casa me li preparo da sola, e di questi ho un sacchissimo di ricette da farvi vedere. Vi giuro, io praticamente non compro più detersivi da anni. E su questo però sì, devo farvi un video su quali sono i miei amici per la pulizia, perché secondo me ci resterete un po' scioccati. 22. Per quanto vi possa sembrare assurdo, provate ad utilizzare per lavare i piatti le saponette e vi assicuro resterete scioccati. Provate. E oltre a funzionare benissimo, vi dura una vita, perché la saponetta, lo sapete, dura a prescindere di più di un barattolo. 23. Negli ultimi 2, 3, forse 4 anni ho l'odio infinito con le pentole con l'antiaderente sotto, o con la ceramica, o con qualsiasi altro tipo di materiale. Io utilizzo solamente acciaio inox, che oltre ad essere le uniche che puntualmente vengono perfettamente pulite, non si appiccica mai, quasi mai, nulla sul fondo, e non, con il tempo non si rovinano, perché io ho pentole da 15 anni e quelle in acciaio inox dopo 15 anni sono ancora perfette, mentre di tutte quelle che avevo con l'antiaderente ogni paio d'anni le ricompravo, e quindi oltre ad essermi stufata di ricomprarle ogni 2 anni, in realtà mi sto anche facendo un favore, perché tutta la roba che viene grattata via dalla pentola alla fine me la mangiavo, quindi... 24. Proprio come per i prodotti per la pulizia della casa, anche quella per la pulizia del bucato me li faccio da sola. Avete già visto l'ammorbidente, ma sto cercando, ed è già da un paio di mesi che provo, di trovare il tempo per mostrarvi anche quello da bucato, anche il sapone per il bucato, ma ogni volta che mi serve io lo rifaccio e puntualmente non lo registro, quindi sgridatemi nei commenti. 25. Ho imparato a utilizzare quanto più possibile i contenitori di vetro, quindi vecchi vasetti di vetro che vanno appunto riutilizzati di volta in volta, sia per quanto riguarda la sezione freezer, i contenitori di plastica che non sono usa e getta ma riutilizzabili, e quindi insomma vanno lavati e riutilizzati, ma quello solo per la sezione del freezer, perché ho paura che il vetro scoppi. Però per tutto il resto il vetro è praticamente diventato il mio migliore amico, e anche i sacchettini di stoffa per proteggere il pane, per proteggere la frutta, me ne sono fatta fare alcuni appunto di cotone, e credetemi, funzionano benissimo e sono utilissimi. 26. Anche le medicine sono contenute nelle confezioni di plastica, per quanto è possibile. Sto cercando di utilizzare i rimedi naturali il più possibile per cercare di guarire le piccole cose, come può essere il naso tappato o un po' di catarro o non so, un po' di stanchezza. Ecco, diciamo che per le cose meno gravi ci sono rimedi naturali da poter sostituire insomma ai medicinali. Per tutto il resto ovviamente prendo le medicine che servono quando è necessario. 27.
Anche per quanto riguarda la carne, ovviamente è contenuta nelle confezioni di plastica o comunque di polistirolo, che poco cambia. No, quindi la cosa migliore è o andare a chiedere a qualche allevatore che lo farà con piacere, anche se dovete andare a 20 km da casa, fatelo, cioè credetemi, è possibile farlo. Oppure andate invece che al supermercato alla macelleria, perché in macelleria utilizzano spessissimo i sacchetti di carta, cosa che ovviamente al supermercato non si può fare perché le mettono sulle confezioni, le sigillano e poi le mettono in vendita. Anche per quanto riguarda frutta e verdura, ve l'ho già detto non so quante volte in questo video, sempre abbiamo la fortuna di avere una casa molto grande e il più possibile cerchiamo di prepararlo da noi, quindi abbiamo anche un piccolo orticello dove riusciamo a far crescere un po' di verdure. E il nostro giardino, se vedete le foto di Instagram, comunque forse l'avrete notato, ha tantissimi alberi e il 99% sono alberi da frutta. La plastica ormai è letteralmente usata ovunque, qualsiasi cosa che utilizziamo ogni giorno ha qualcosa di plastica. Provate a pensare per esempio al sacchetto della pasta, oppure alla frutta e la verdura, oppure la confezione della carne, nei vasetti di yogurt, e questo è soltanto per quanto riguarda la parte alimentare, ma in realtà la plastica è utilizzata anche in tutto il resto delle cose, come per esempio anche per realizzare i vestiti, o non lo so, nei quaderni, nelle penne, in qualsiasi cosa. Se voi vi girate attorno, fino ad oggi magari non ci avete fatto caso, ma la plastica è utilizzata davvero ovunque. Per quello che riesco a fare io a casa, me lo faccio da sola, il più possibile che è nella mia capacità di fare, ovviamente. 30, e questa sto incominciando a farla solo da poche settimane, è quello di cambiare le ciotole per gli animali, le ciotole e i prodotti per gli animali. Sapete che io ho due gatti, ho anche un cane, e hanno fino a pochi giorni fa avevano appunto la ciotola di plastica. Ora gliel'ho cambiata, ho preso anche per loro la ciotolina in acciaio, in acciaio. E anche il cibo, sapete che se avete animali, di sicuro l'avrete notato, al supermercato vendono sia il sacchetto di cibo all'interno della confezione di plastica, e altre crocchette invece sono all'interno della scatolina di carta. Ecco, adesso per quanto possa sembrare strano, ma ho scelto di non acquistare più le crocchette nel sacchettino di plastica, ma quelle nella scatolina di carta. Ed ecco qua, finalmente ho finito di chiacchierare. Questi erano 30 modi che ho utilizzato, che sto utilizzando e che mi sto impegnando ad utilizzare per eliminare la plastica dalla mia vita. Sono tanti modi che consiglio anche a voi di far entrare nella vostra quotidianità. In realtà è solo una questione di abitudine, perché magari le prime volte lo si fa pensando e poi dopo non ci si pensa più perché viene in automatico, però è vero che sono dei piccoli passi per riuscire ad eliminare questo grosso problema, che per quanti alcuni o tanti o pochi, no, adesso non lo so, continuino ad ignorare o comunque a non sentirci, in realtà il problema è davvero grosso. Quindi riflettete su questa cosa e condividetelo magari anche con i vostri amici, cioè parlatene di questa cosa con i vostri parenti, con i vostri amici, cercate di lanciare la freccetta in modo da fargli incominciare a riflettere su questo argomento, perché io ho notato che tante persone proprio ce lo ignorano completamente. Quando comprate qualcosa, pensateci: c'è un'alternativa per comprare questa cosa o davvero non posso fare a meno di comprare questa cosa con la plastica? Quando andate al supermercato, che alla fine è quello il punto in cui c'è più plastica secondo me, quando andate al supermercato provate a farvi questa domanda e sono sicura che l'alternativa la riuscite a trovare. Comunque io sono convinta che con il tempo, che questo modo di pensare incomincerà a
stabilirsi un po' tra la gente, ma comunque, come tanti dicono e come io sono la prima a dire, il primo passo per cambiare il mondo devo farlo io. E anche se sono una su 1 milione a fare una cosa del genere, è anche vero che comunque un passo verso il cambiamento lo sto facendo, perché comunque tutti i miei chili di spazzatura non ci sono più. E quindi, per quanto possa essere davvero un milionesimo di percentuale di plastica che non sarà da smaltire, comunque è sempre meno di quando la utilizzavo, quindi per me è già un passo avanti. E comunque sono sicura che anche se non faccio la differenza, anche soltanto il fatto di condividerlo con voi, avete visto che comunque sono tutti consigli molto semplici da realizzare. Insomma, non sto facendo niente di eclatante, che sono tutte cose molto ovvie, e ve l'avevo già detto all'inizio del video, che comunque, avendolo condiviso anche con la mia famiglia e anche con voi adesso, probabilmente una piccola differenza la sto facendo. Quindi, insomma, per me è già un grande passo. E niente, con questo è tutto. Per questo argomento molto molto importante voglio tutti i vostri commenti sotto il video. Condividete i vostri consigli, i vostri metodi. Fate conoscere questo argomento anche alle persone a voi vicine, quindi alla vostra famiglia, ai vostri amici, ai vostri colleghi di lavoro, insomma, a chi volete. Lasciate un mi piace per sostenermi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per essere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video nel canale. Con questo è tutto. Ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!